Solidarietà, spettacolo e cultura sono stati gli ingredienti per questo evento unico nel suo genere che si è svolto qui alla metropolitana di Catania, Galà di Solidarietà Pro Teleton, organizzato dalla Fondazione Orazio Zaccà. Ecco, un importante evento ancora una volta per ricordare la figura di suo padre, ma soprattutto un grande momento di solidarietà. Sì, abbiamo voluto prendere quelle che forse sono le tre grandi passioni di mio padre, lo sport sicuramente, la cultura e la solidarietà, metterle insieme e organizzare questo grande evento per lanciare un messaggio, per fattivamente creare una raccolta in favore di Teleton e combattere la distrofia, la lotta contro la distrofia muscolare, incentivare lo sport e andare a premiare, quindi ricercare delle eccellenze. Sicuramente abbiamo individuato come prima edizione del premio nel dottor Roberto Santorsa, capo della Polizia Sanitaria Nazionale e responsabile del progetto Codice Blu, che ha installato sulle volanti in tutta Italia i defibrillatori che già hanno salvato tante vite nel pronto intervento, e del progetto Immigrazione, e il regista Pietro Messina, che è un'eccellenza locale e proviene da Caltagirone, e con i suoi lavori e con il suo ultimo capolavoro, il film L'Attesa, oltre ad aver vinto parecchi premi, fra cui anche il Leone d'Oro di Venezia, si posiziona come un film papabile anche per una candidatura Oscar, e questo ci fa orgoglio e onore. Such a long time, I don't feel the same. My heart is beating in a different way. Been gone such a long time. Tell me, how did this come to be? In questo caso ricevere un premio nel posto in cui sei nato, quindi essere riconosciuto nel paese che poi ti ha cresciuto è sempre bello, quindi in questo caso fa piacere essere qui con Teleton soprattutto. Perché le fai questo? Dì la verità. Il momento più bello di questo film? Il momento più bello è sempre farlo, per me io l'unico momento in cui sono felice è quando sono sul set e sto girando, però rispetto all'uscita del film il ricordo più bello forse che ho è la proiezione al Festival di Venezia, non appena si sono accese le luci, ero lì col cast, con i miei produttori, un po' tutta la squadra, c'era pure la mia famiglia, a vedere quell'applauso così sentito, così lungo, mi ha commosso, quindi di quello porto un bellissimo ricordo. Senti, invece il ricordo con Sorrentino nella Grande Bellezza? Stancante, molto, molto stancante, è stata anche quello un film molto faticoso, poi vuol dire che per tanti anni sono stato accanto a Paolo, quindi ho dei bellissimi ricordi di tutto il percorso. Senti, La Grande Bellezza non ha fatto, sì ovviamente ha avuto il suo successo, però la critica è stata un po' negativa, dal tuo punto di vista? Ma la critica va presa sempre con le pinze. Poi sulla Grande Bellezza non so, onestamente non ho letto neanche del mio film, quindi non ho letto la critica riguardante quello che ho fatto io, a maggior ragione non ho letto quello riguardante Sorrentino. Ho sentito che è un film che ha molto diviso, ma i film che dividono sono i film che restano solitamente. Una delle protagoniste dello spettacolo stasera è la voce splendida di Sabrina Messina, accompagnata dal maestro Ali Brandi. Cosa ci farei ascoltare? Abanera dall'opera Carmen di Bizet.
Allora, cantante lirica, ovviamente tante esperienze. Intanto, come nasce questa passione per il canto lirico, per le opere? Nasce da bambina perché insomma i miei genitori, i miei nonni mi portavano spesso a teatro e quindi sì, dalla tenera età proprio desideravo di fare la cantante lirica da grande, ho avuto sempre le idee molto chiare. Molta gavetta, poi finalmente proprio quest'estate al Teatro Antico di Taormina il grande debutto. Sì, a Taormina in Traviata nel ruolo di Flora con la regia di Enrico Stinchelli, un grandissimo regista Rai e poi in un grandissimo galà con ospiti anche internazionali come il soprano Olga Romanco. Ecco, questa passione tua, tu la vuoi trasmettere ai tanti allievi, perché tu hai proprio una scuola per quanto riguarda il canto. Sì, lavoro in un'accademia musicale, Max Academy di Catania, e spero di trasmettere insomma la mia arte, la mia passione grandissima per la lirica anche insomma ai ragazzi. Qual è il messaggio che vuoi dare a questi ragazzi, chi vuole intraprendere questo momento, questo segmento di musica? Allora, il mondo dell'arte e dello spettacolo è difficile, è duro e purtroppo a volte ci sono anche delle parentesi non proprio belle e felici, però ai ragazzi cerco sempre di trasmettere insomma la determinazione di andare avanti e di perseguire l'obiettivo fino alla fine, sempre però con onestà, proprio per guardarsi sempre allo specchio insomma e riconoscersi anche nel corso degli anni, quindi non cedere mai a compromessi che purtroppo in questo ambiente a volte magari possono capitare, sempre con grande coraggio, pulizia d'animo, quindi onestà d'animo e determinazione. Buonasera, Sabrina Messina e il maestro Alberto Alibrandi, un applauso per loro. Complimenti e buonasera a tutti, benvenuti al Galà Pro Teleton organizzato con la Fondazione Orazio Zaccà e tanti altri enti importanti di cui parleremo. Terzo Memorial Orazio Zaccà, le nostre spalle Teleton, la serata è stata condotta abilmente da Salvo La Rosa, tanto spettacolo, tanta solidarietà e poi? E poi grazie, grazie a te e a TeleD che mi permettono di ringraziare non solo tutti coloro i quali hanno riempito stasera il Teatro Metropolitan e anche gli artisti e gli ospiti che si sono dati gratuitamente e spontaneamente, ma grazie veramente a questa città, a questa terra che è sempre molto solidale, grazie al Teleton che fa del bene incredibile, la raccolta, lo ricordo e l'ho detto stasera, è passata da 31 milioni a 58 milioni, quindi grazie anche a tutti gli italiani che sono sempre molto generosi, grazie alla Fondazione Orazio Zaccà, qui c'è il figlio Francesco che si spende molto, grazie a Maurizio Gibilaro che è presidente del comitato provinciale del Teleton e a tutti i volontari, qui vediamo la Protezione Civile, abbiamo salutato la Croce Rossa, questi volontari che sono veramente la colonna portante della nostra nazione, che si sostituiscono spesso allo Stato, anzi molto spesso allo Stato e fanno del bene incredibile. Grazie, grazie, perché quando c'è da fare del bene bisogna stare appunto tutti uniti e oggi questa manifestazione, questo Galà Pro Teleton lo ha confermato. Grazie anche a Piero Messina che è qui accanto a noi per un'altra intervista, questo regista calatino che ha fatto un film bellissimo che tu sicuramente hai visto perché sei un appassionato di cinema, è un giornalista colto, film bellissimo, L'attesa, straordinario, andatelo a vedere. E grazie anche alla Polizia di Stato, abbiamo premiato stasera la dottoressa Carmen Longo per conto del dottor Roberto Santorsa che è il capo della Polizia Sanitaria Nazionale che ha fatto questo progetto migrazione e questo progetto codice blu, cioè ha dotato tutte le volanti della Polizia di un defibrillatore che salva la vita grazie agli artisti, insomma sono contento perché quando posso fare il mio mestiere, il nostro mestiere, io sono sempre molto contento e anzi grazie anche all'Ordine dei giornalisti che è presente qui come sostenitore della serata e sono contento perché poi abbiamo lavorato ancora per il Teleton, per una giusta causa, per la Fondazione Zaccà, grazie.
Io rubo anche, ti rubo anche 30 secondi per ricordare, tu hai ringraziato tutti quanti, noi invece ovviamente il pubblico, la gente che ti ama, ti stima, ti ringrazia ancora una volta per quello che hai fatto e continua a fare sicuramente. 30 secondi, la crisi editoriale purtroppo televisiva sta toccando un po' tutti. Tutti. 30 secondi, il tuo pensiero. Guarda, anche 300 secondi, perché questo è un argomento importante che sta sulla pelle veramente di tante persone, donne e uomini che lavorano nel nostro settore. Dobbiamo dire che la crisi è generale e che in questo momento, soprattutto in Sicilia, sono veramente migliaia e migliaia di lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro o che rischiano di perderlo, quindi il pensiero va a tutti. Per quanto ci riguarda è un momento difficile per le emittenti radiotelevisive, il passaggio al digitale è stato sicuramente tremendo e ha comportato veramente un aumento dei problemi notevole. E mi auguro che arrivino degli aiuti concreti, perché certamente la Sicilia anche in questo campo è rimasta un pochettino messa da parte e nel passaggio al digitale terrestre è stata particolarmente danneggiata. In questo caso mi viene di dire auguri anche a voi di TeleD con grande affetto e un abbraccio a tutti i telespettatori, perché quando si chiude un cinema, quando si chiude un teatro, quando si chiude un emittente, quando finisce un telegiornale, quando un presidio di cultura viene meno, è un presidio in meno di libertà che noi abbiamo, perché la cultura, ricordiamocelo tutti, dà da mangiare, ma soprattutto è presidio di libertà. Chi ha un lavoro, chi ha un'istruzione, chi sa qualcosa di più riesce a sopravvivere e non perde la propria dignità. Il lavoro è dignità, la cultura è dignità, proteggiamoli e soprattutto diamo una mano a chi ha bisogno. Una serata pro Telethon, ovviamente Catania è sempre sensibile a questi momenti particolari e delicati. Volevo parlare un attimo sulla ricerca, che forse è la cosa più importante. A che punto è? Beh, pochi sanno che Telethon è leader mondiale nella terapia genica, che già ad oggi sono state identificate 3 terapie definitive per importanti malattie genetiche rare e altre 26 strategie terapeutiche sono in atto. Siamo a un passo dalla soluzione di problemi veramente tragici per moltissime persone, neglette dagli investimenti privati e pubblici, perché non c'è profitto, non c'è ovviamente emergenza sociale dietro le malattie genetiche rare. C'è però fortunatamente la generosità degli italiani che ogni anno, da moltissimi anni, 25 anni, danno circa 60 milioni di euro per il raggiungimento di scopi molto precisi che fortunatamente Telethon è in grado di soddisfare.